Ci sono oggi in Italia 1 milione di cinghiali. Migliaia di daini e di cervi assediano le città, mentre almeno 2000 lupi hanno preso possesso delle montagne. Per non parlare poi delle volpi, sempre più scaltre e invadenti, delle nutrie, accusate di demolire gli argini dei fiumi, degli insetti, veicolo di pericolose malattie, e degli stormi di uccelli che devastano raccolti e riserve di pesca. Animali diversi, ma hanno qualcosa in comune. Ce l'hanno fatta, e talmente bene che sono diventati un problema per gli equilibri ecologici, per le altre specie, per gli uomini. I cinghiali della nostra epoca sono molto diversi dagli antichi cinghiali maremmani che un tempo popolavano la penisola. Quelli erano piccoli e sobri, mentre i cinghiali moderni, quelli del terzo millennio, sono il risultato di imprudenti rilasci di animali dell'est europeo. Sono cinghiali extra large, consumano quanto un peso massimo e le loro femmine vanno in calore 2 volte l'anno per partorire schiere di piccoli. Nonostante l'intensa pressione venatoria, continuano ad avanzare e niente sembra in grado di fermarli. A loro basta un bel bagno di fango e un tronco sul quale grattarsi. Ma quando hanno fame, l'ecosistema non riesce ad assorbire l'impatto del loro formidabile appetito. Allora i cinghiali perdono ogni timore e si avvicinano agli uomini, reclamando un pasto abbondante, qualunque esso sia. Uno straccio rosso segnala che è in corso una battuta al cinghiale e non si può andare oltre questo punto, per motivi di sicurezza, perché oltre sono appostati i cacciatori a distanze regolari in posizioni dove possano abbattere i cinghiali che saranno spinti in questo stradello dalla muta di cani che sono stati sguinzagliati dai battitori. Quindi questo sistema di caccia al cinghiale, che si chiama cacciarella, è un sistema che prevede la partecipazione di varie figure. Ci sono i battitori, ci sono le persone che sparano, ci sono quelli che poi si occuperanno di pulire e preparare gli animali una volta abbattuti. Un'ampia zona viene rastrellata dalla muta dei cani da seguita, che vanno a cercare i cinghiali, che vanno a stanare proprio nei loro rifugi e li spingono allo scoperto. Possono essere abbattuti nel corso di una sola mattinata anche 50-60 capi. E alcune squadre di cacciatori possono arrivare a totalizzare nel corso dell'anno anche 250-300 prede. Alcune sono veramente molto grandi, ci sono dei maschi di 150-180 kg. Queste cacciarelle, che si ripetono per tutta la stagione di abbattimento del cinghiale, che occupa l'autunno e l'inverno, sono anche un po' la testimonianza dell'abbondanza di questi animali. Difficile vederli, ma ogni volta che si fa una battuta in queste zone ne escono fuori in grandi quantità. Terminata la stagione di caccia, ai primi di febbraio i cinghiali tirano un sospiro di sollievo e cominciano a pensare alla loro esistenza. Un'esistenza fatta di ricerca del cibo, di ricerca dell'acqua, degli insogli, di fango dove farsi il bagno, ricerca dei punti dove le femmine possano partorire le loro cucciolate, e così inizia l'anno del cinghiale senza cacciatori. Vari mesi di tranquillità. I cinghiali si accoppiano di solito dalla fine di novembre ai primi di gennaio,
e le femmine partoriscono i cuccioli fra aprile e maggio, dopo circa 4 mesi di gestazione. Questo, in Maremma, è stato un anno avaro. Poca pioggia e soprattutto poche ghiande. Le scrofe hanno appena dato alla luce la loro cucciolata. Avranno difficoltà ad allattare tutti i piccoli, ma faranno del loro meglio. Per partorire hanno scelto un luogo sicuro, nel fitto dei macchioni spinosi, spesso difesi da impenetrabili siepi di pungitopo. Lì, in un comodo giaciglio di erba e foglie secche asciutte, sono venuti al mondo alcuni fra i cuccioli più graziosi del mondo animale. Niente a che vedere con gli odiati, temuti, ma anche ambiti suini dal pelo ispido, che da qualche tempo sono protagonisti delle cronache per la loro invadenza che li porta a vivere a 2 passi dalle nostre case. Questi cinghiali vivono nell'habitat mediterraneo tipico della specie, composto da grandi estensioni di boschi e macchie sempreverdi alternati a radure. Ci sono piccoli fossi che portano l'acqua e pozze temporanee nelle aree di fondovalle. Sono pozze effimere che si riempiono con le piogge e si asciugano d'estate, ma sono comunque di importanza strategica per questi animali. Ce ne sono molti, ma non è facile vederli. A dispetto della mole, i cinghiali riescono a nascondersi molto bene nella vegetazione fitta e la lasciano solo di notte. Il cinghiale non ha una grande vista, però ha un ottimo udito e soprattutto un ottimo olfatto. Questo gli permette di andare a cercare il cibo anche nell'oscurità più completa, dove i suoi sensi, udito e olfatto, lo guidano con precisione verso le fonti di cibo e soprattutto lo aiutano ad evitare qualsiasi pericolo, qualsiasi predatore, qualsiasi minaccia. È meteo dipendente, nel senso che ha bisogno di tempo buono, ma tempo buono per il cinghiale significa pioggia. Le piogge che sono importantissime perché fanno crescere le piante di cui questo animale si nutre in buona parte, perché riempiono d'acqua fossi, stagni e canali dove questo animale va a bere e dove può bagnarsi, e le stesse piogge che sono essenziali per tutti gli animali della regione mediterranea, e sono le piogge di fine inverno, di inizio primavera. Le stesse che rendono la vegetazione lussureggiante quando arrivano gli uccelli migratori.
penne di un'upupa si riconoscono perché sono bianche e nere, queste zebrate sono le penne della coda, quest'altra invece sono le remiganti, questa con questa tinta cannella appartiene invece al dorso. Testimoni di una predazione, questo uccello è stato catturato probabilmente da un mammifero, un animale terrestre nascosto in mezzo a questi cespugli, una volpe, una martora oppure un gatto selvatico, che ha colto di sorpresa l'upupa che si stava alimentando qui sul terreno. Ecco, questi uccelli, dopo aver superato le traversie del viaggio migratorio attraverso il deserto e attraverso il mare, poi devono affrontare comunque un'esistenza perigliosa. E i predatori riscuotono il loro tributo, ma gli esemplari che riescono a sopravvivere e a riprodursi sono quelli che poi garantiscono il futuro della specie. I cinghiali vivono in branchi composti dalle femmine, dai cuccioli e dai giovani maschi. I maschi adulti conducono vita solitaria o formano piccoli gruppi di scapoli che si avvicinano al branco delle femmine solo nel periodo del calore. La base della vita sociale del cinghiale è quindi una famiglia allargata, tutta al femminile, retta da una matriarca e governata da una rigida gerarchia che si manifesta soprattutto al momento del pasto o del bagno. La precedenza va agli esemplari dominanti, i più forti, i più grandi, i più esperti. Per il resto, le femmine fanno squadra, custodiscono insieme i cuccioli e insieme li difendono dall'attacco dei predatori. Il grido di allarme di un cucciolo scatena una reazione aggressiva da parte dell'intero branco, che una volta partito alla carica non si ferma di fronte a nulla. Se non si vuole avere un incontro ravvicinato e potenzialmente rischioso con il cinghiale, bisogna quindi anzitutto girare alla larga dalle scrofe con i piccoli. I cuccioli sono prede estremamente appetitose per un gran numero di predatori: volpi, lupi, uccelli rapaci. Le madri lo sanno e li difendono con un coraggio che ha dell'incredibile. Una scrofa con i piccoli è 100 volte più aggressiva e determinata di un grande maschio solitario. Le striature chiare hanno la funzione di mimetizzare i piccoli e li caratterizzano fino ad alcuni mesi. Poi scompaiono, ma il pelame resta di color fulvo o rossiccio. Solo a partire dai 18 mesi diventa più scuro, brizzolandosi con l'avanzare dell'età. La caccia al cinghiale riscuote un interesse talmente forte fra centinaia di migliaia di persone da legittimare l'uso di un vocabolario molto dettagliato per descrivere le varie fasi della vita, i comportamenti e per classificare gli animali in funzione della loro età
e della colorazione del pelame. Gli striati, fino a 5 mesi di età. I rossi, dai 5 ai 18 mesi di età. I neri, cioè gli adulti, che hanno superato i 18 mesi. Un solengo, ad esempio, è un grande maschio solitario. Questo si sta dedicando con piacere al bagno nel suo insoglio preferito. Insoglio è una pozza naturale utilizzata per trattamenti di bellezza in versione suina. Un letto di fango che ricopre completamente l'animale e una volta asciutto verrà via, portando con sé impurità della pelle e parassiti. Il solengo è il simbolo di questa regione a cavallo fra la Toscana e il Lazio ed è uno degli animali della mitologia classica, una delle forze della natura con le quali dovette misurarsi anche Ercole. Insieme al lupo e al leone ha rivestito un ruolo importante per le genti mediterranee sin dagli albori della civiltà. Nella vita dei cinghiali l'acqua occupa una posizione centrale. Ma questi animali sono poco interessati a un torrente dalle acque limpide e fresche. Adorano invece le pozze fangose. Quelle frequentate dai cinghiali sono ben riconoscibili, non tanto per le tracce impresse nel terreno, quanto per il fango che incrosta i tronchi degli alberi fino a 60 o 70 centimetri di altezza. Lì gli animali vanno a strofinarsi per liberarsi dalla creta ormai secca. Il primo indizio della presenza di questi animali è rappresentato proprio dalle pozze fangose e dagli alberi che vi crescono intorno. Un cinghiale potrebbe vivere fino a 25 anni e più invecchia, maggiori sono le sue probabilità di sopravvivere agli accadimenti naturali. Diventa infatti un animale esperto, possente, un'autentica fortezza inespugnabile, dalla quale si tengono alla larga perfino i lupi. Grazie alle sue zanne ricurve, i denti canini inferiori appositamente modificati e a crescita continua, il cinghiale può colpire con precisione il ventre o le gambe di un avversario, provocando emorragie imponenti e a volte mortali. Non pochi cani fanno una brutta fine quando si avventano imprudentemente contro un cinghiale che, messo alle strette, li fronteggia sedendosi. In questo modo può proteggere i gioielli di famiglia, le sole parti del suo corpo che sono vulnerabili. La mandibola di un cinghiale, un osso pesante, forte. Questo è un animale che sarà stato predato, forse dai lupi. I molari, che sono come delle macine, atti a triturare, come le molle di un mulino. E poi i premolari, per tagliare qualsiasi cosa.
Sì, non ci sono, sono caduti, ma questa è una zanna. La zanna sicuramente di un esemplare di sesso femminile, non è molto sviluppata. Ma nel maschio possono essere molto grandi, molto sviluppate. E comunque le zanne sono fondamentali come arma di difesa. Il cinghiale quando colpisce, colpisce dal basso verso l'alto e questa tagliente zanna può dare veramente delle grandi ferite, può provocare. Ma contro un colpo di fucile può fare ben poco. E i trofei campeggiano nelle foresterie delle riserve di caccia, dove ogni anno si contano i caduti e si stabiliscono nuovi record. Nessuno sa con esattezza quanti cinghiali siano abbattuti ogni anno in Italia. Ma se solo nella provincia di Prato ne vengono uccisi 1200, estrapolando il dato all'intera superficie nazionale, non si è lontani dall'immagine di un prelievo annuo di 150.000-200.000 capi. Nonostante questo prelievo, la popolazione di cinghiali continua ad espandersi. Perché questa specie è una delle poche, fra i grandi mammiferi, che mostra parametri demografici propri degli organismi a selezione R, come i roditori o addirittura gli insetti. Le femmine, infatti, diventano sessualmente mature molto presto, a un anno di età, e possono essere molto prolifiche. In condizioni normali partoriscono una sola volta in un anno. In annate particolari, quando abbondano ad esempio i semi di faggio e le ghiande, i cosiddetti anni di pasciona, possono andare in calore più volte e possono partorire anche due volte in 12 mesi, portando avanti schiere di cuccioli. Queste super scrofe, che generano cucciolate di 10 piccoli, non sono scrofe maremmane o comunque mediterranee, ma appartengono alla nuova categoria di cinghiali che ha ormai preso piede nelle campagne e nei boschi dell'Italia. Sono ibridi, nati dall'unione fra cinghiali maremmani con esemplari provenienti dalle regioni orientali dell'Europa. Presentano dimensioni molto maggiori e sono molto prolifici. Ma questi animali non sono giunti in Italia da soli. Dietro questo incidente genetico c'è la mano dell'uomo. Nel secolo scorso, subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, in anni di ripresa economica e di rinascita sociale, a qualcuno venne l'idea di importare in Italia cinghiali provenienti dall'Europa orientale. Questi cinghiali dell'Est, poiché vivono in un mondo ricco di acqua e di cibo, ma anche freddo e nevoso, sono grandi il doppio dei cinghiali mediterranei, per affrontare meglio i lunghi inverni gelidi e difendersi dai branchi di lupi. I maschi maturi pesano almeno 100 kg e non è raro che alcuni esemplari superino il quintale e mezzo di peso. Prede indubbiamente superbe per un cacciatore abituato ai piccoli cinghiali maremmani di 50 o 60 kg. Grandi maschi dalle zanne ricurve, un quintale di carne con una sola fucilata.
I cinghiali dell'est europeo, nei primi tempi, rimasero confinati nelle riserve di caccia. Ma poi, profittando dei buchi nelle reti e dei varchi nelle recinzioni, dilagarono in tutto il territorio. I loro figli mantennero le dimensioni colossali che avevano in partenza, ma trovandosi in ambienti caldi con brevi stagioni invernali, scoprirono che potevano riprodursi anche due volte l'anno. In molte zone di collina e di montagna, questi cinghiali completarono l'opera iniziando ad accoppiarsi con i maiali lasciati al pascolo brado. L'ibrido, rispetto a un vero selvatico, ha masse muscolari posteriori più sviluppate e parti muscolari anteriori più esigue. Il rapporto fra l'altezza algarrese e la lunghezza totale diminuisce, il cranio è più piccolo e il muso è meno allungato, come conseguenza di una riduzione delle capacità olfattive. La colorazione del pelame a volte è un elemento distintivo, ma non è troppo affidabile. Di solito, animali molto scuri e brizzolati sono più vicini alle forme selvatiche pure di animali con pelame dalle sfumature brune e ruggine, che hanno molto DNA di maiale nel loro corredo genetico. La situazione era ormai matura per esplodere. Supportata da continui ripopolamenti per incrementare la popolazione da abbattere durante la stagione venatoria, l'armata suina, composta dai cinghiali dell'est europeo e dagli ibridi con i maiali, esce allo scoperto perché ha bisogno di cibo. Cibo in enormi quantità, due o tre volte più di quanto ne potrebbe richiedere un piccolo cinghiale autoctono. Se il bosco non è in grado di sfamarli, i cinghiali devono procurarsi il cibo altrove, nei campi coltivati. Da qui ha inizio il conflitto fra uomini e animali selvatici, che può essere considerato il padre di tutti i conflitti del genere in Italia. Cinghiali contro agricoltori. Alla fine dell'inverno la caccia al cinghiale ormai è chiusa, ma per questi animali il periodo è molto difficile dal punto di vista alimentare, perché l'erba ancora non è cresciuta, non ci sono ghiande, non ci sono castagne, non ci sono noci. Non c'è quasi nulla da mangiare, per cui anche un piccolo campo come questo, un quarto di ettaro nelle montagne dell'Appennino, diventa una meta ambita, un campo di sorgo, di mais, di cereali, di patate. A questo punto sono necessarie recinzioni imponenti, pali di metallo, la rete bloccata a terra per evitare che i cinghiali passino sotto, il filo spinato sopra, tutto questo per garantirsi quel piccolo raccolto che può dare un campo coltivato in condizioni così difficili, ma un'incursione notturna di un gruppo di cinghiali renderebbe vano veramente il lavoro di mesi. I cinghiali aspettano la sera per uscire dalla macchia dove hanno trascorso le ore di luce e dilagano nelle radure e nelle colture. Qui mettono in funzione il grugno, resistente e sensibile, con il quale riescono a scavare anche nel terreno più duro e calcinato. L'olfatto del cinghiale è molto superiore a quello di un cane ben addestrato. È in grado di percepire la presenza di tuberi, radici, insetti e piccoli roditori sottoterra, di fiutare l'odore di una carcassa in decomposizione a chilometri di distanza, di raccogliere l'usta di odiati uomini e cani non appena un refolo di vento porta qualche molecola alle sue narici. La dentatura è talmente articolata che consente ai cinghiali imprese notevoli,
come quella di mangiare il contenuto di noci e pinoli, eliminando il guscio legnoso senza avere a disposizione mani e tantomeno schiaccianoci o sassi. Nessuna coltura è realmente al sicuro dall'impatto dei cinghiali, ma alcune sono il loro obiettivo preferito. Campi di mais e di altri cereali, colture di patate e di cipolle, di lenticchie e di zucche, distese di orticole e frutteti. Difficile calcolare quanto costino alla collettività questi cinghiali di nuova generazione, ma sicuramente centinaia di milioni di euro ogni anno. Cifra versata dalle amministrazioni pubbliche per indennizzare, in modo solo parziale, le perdite subite dagli agricoltori a causa dei cinghiali. Le perdite sono ripartite in modo molto democratico, dal nord al sud, dalla Sicilia alla Valpadana, dal mare ai monti. Nelle piccole colture di collina e di montagna, circondate dai boschi, l'invadenza dei cinghiali provoca veri e propri disastri e si cerca di mettere in atto soluzioni per prevenire i danni piuttosto che rimborsarli. Varie soluzioni sono state messe alla prova. Ad esempio, sistemi di dissuasione chimica o acustica con sostanze repellenti o emettitori di suoni e scoppi regolati da timer. Studi e esperienze pratiche hanno dimostrato che il cinghiale, animale dotato di una certa intelligenza, si abitua in brevissimo tempo al botto prodotto dai cannoncini sistemati nei campi. Mentre le sostanze chimiche, anche le più efficienti fra le 25 sperimentate, sono repellenti al gusto e all'odorato per non più di 4 o 5 giorni. La seconda mira a precludere definitivamente l'accesso ai campi coltivati con una recinzione alta almeno un metro. Deve essere interrata in profondità e ancorata al terreno, perché i cinghiali possono scavare e passare sotto. Più economica ed efficace si rivela invece la chiusura con filo percorso da corrente elettrica. Essa si compone di due fili elettrificati posti rispettivamente a 25 e 50 cm dal suolo e fissati a sostegni in plastica, in fibra di vetro o in legno. I due fili sono percorsi da impulsi molto brevi ad alto voltaggio, 5-6.000 volt, in modo tale che la chiusura resti efficiente anche in caso di contatto con erbe o con rami. La validità di questo sistema dipende soprattutto dalla manutenzione che si è in grado di fornire. Secondo uno studio condotto in Francia, il costo medio di investimento per la protezione di un campo di 5 ettari con un chilometro di recinzione corrisponde al valore di 30 quintali di mais, spesa che si può ammortizzare in 5 anni. Va da sé che anche nel caso della recinzione elettrica si possono difendere solo le colture di grande pregio. Il sottobosco di una zona molto abitata dai cinghiali. Il terreno appare arato. Un branco di cinghiali è passato la notte scorsa alla ricerca di radici o di vermi. Ma per cercare il loro cibo hanno devastato il sottile strato di terra piena di creature che rappresenta la base della vita di questo bosco. Non solo le colture dell'uomo soffrono per l'invadenza dei cinghiali. Molte specie animali e vegetali subiscono l'invadenza di questo peloso, adattabile, grossolano elemento della fauna italiana. Un'orchidea, un'Orchis papilionacea,
è una delle specie più frequenti nelle nostre zone. Comunque una specie di orchidea spontanea della nostra flora. Questa piantina ha impiegato anni per crescere qui. Deve essere arrivato un seme, uno fra il milione di semi emessi dalle piante genitrici, e deve aver trovato delle condizioni adatte per formare una piantina. Perché le orchidee sono piante delicate, sono piante che hanno bisogno di condizioni molto particolari, speciali, impiegano anni per svilupparsi. Però se questa notte un cinghiale passasse da queste parti, potrebbe scavare col suo muso, mangiare l'apparato radicale di questa orchidea, la pianta scomparirebbe e forse passerebbero ancora molti anni prima di avere di nuovo una pianta d'orchidea qui. Ecco, il cinghiale ha un impatto non solo sugli ambienti agricoli, quindi non solo sull'economia dell'uomo, ma anche sui sistemi naturali, perché con la sua attività di scavo, con la sua attività trofica a livello del terreno e dei pochi centimetri di profondità, in realtà va a distruggere una quantità incredibile di specie animali e vegetali, testuggini terrestri, serpenti, micromammiferi, insetti, altri invertebrati. Piante dall'apparato radicale complesso come le orchidee scompaiono nelle zone dove è presente un'alta densità di cinghiali. Quando la densità di una popolazione di cinghiali ha raggiunto il livello massimo consentito dalla disponibilità delle risorse, la qualità dell'ambiente è già fortemente compromessa. Il fenomeno è particolarmente avvertito nei parchi e nelle riserve naturali, dove il cinghiale è protetto, come tutte le specie della fauna. Ma se i predatori non sono in grado di controllarne il numero, è inevitabile che l'uomo intervenga in prima persona. Che ci si trovi nel parco del Ticino o in quello della Maremma, dei Sibillini o del Gargano, il cinghiale diventa così un animale da gestire. La prima operazione da fare è l'acquisizione di dati aggiornati e corretti. Vanno controllate accuratamente le popolazioni, studiate e censite. Se ne deve valutare l'andamento demografico, i fattori limitanti. Solo successivamente si deve decidere se e in quale misura si è raggiunto un livello talmente alto da imporre operazioni di contenimento. A questo punto, per ridurre il numero dei cinghiali, bisogna ricorrere a catture mirate, selettive, che permettano di prendere animali vivi e di rilasciare prontamente quelli che presentano le caratteristiche della forma originaria: le piccole dimensioni, la parte anteriore più sviluppata di quella posteriore, la colorazione scura brizzolata. In questo modo, poco a poco, si potrebbe anche recuperare, almeno in parte, l'identità genetica della popolazione originaria. Né è da trascurare l'ipotesi del ricorso alla sterilizzazione, pratica ormai universalmente adottata nei parchi nazionali e stranieri per controllare animali numerosi senza dover più ricorrere a cruente campagne di abbattimento. Questa è una trappola di cattura per cinghiali. È una struttura, un piccolo recinto in legno e rete metallica. I cinghiali vengono abituati a entrare qui dentro, da quell'apertura, per mangiare il mangime che viene sistemato qui. Poi, quando si capisce che la zona è abitualmente frequentata da un buon gruppo di cinghiali, si innesca la trappola, azionando con questa carrucola la porta saracinesca, in modo che quando i cinghiali entrano per mangiare il gran turco messo qui come esca, fanno scattare la trappola e a questo punto la porta saracinesca viene giù con grande velocità. Una trappola di questo tipo nel corso di una stagione può catturare centinaia di cinghiali in modo assolutamente incruento. Gli animali poi vengono infilati nelle loro
cassette da trasporto e trasferite altrove. In questo modo si possono operare delle operazioni di sfoltimento della popolazione, si può anche pensare di sterilizzare le femmine, si può anche pensare di controllare le condizioni di salute e quindi anche il livello di parassitosi, le condizioni sanitarie degli animali presenti in una determinata zona. Questi problemi non ci sarebbero stati se in Italia fossero rimasti solo i cinghiali autoctoni. Non è facile andare alla ricerca del cinghiale ancestrale, puro, antico, quello che non è stato contaminato dalle ibridazioni. È possibile trovarlo ormai solo in Sardegna. Nella riserva naturale del WWF a Monte Arcosu, nel sud-ovest dell'isola, ci sono ancora oggi i veri cinghiali originari della sottospecie Sus scrofa meridionalis. Sono animali compatti e belli, perfettamente adattati agli ecosistemi mediterranei che durante il periodo estivo sono avari di acqua e di cibo e quindi non potrebbero sostentare animali grandi, esigenti dal punto di vista alimentare. Il periodo che va da agosto a ottobre è il più critico per i cinghiali, a causa della scarsezza di acqua e della limitata disponibilità di cibo. La fame spinge questi animali a un'impresa impensabile anni fa, l'invasione dei centri urbani. È un fenomeno nuovo, documentato dapprima con trappole a visione notturna e poi registrato anche in pieno giorno. Si è scoperto che i cinghiali si avvicinano di notte alle abitazioni, alle strade e ai cassonetti dei rifiuti nelle periferie delle città e poi, via via, in zone sempre più centrali. Genova, Firenze e recentemente anche Roma sono diventate teatro delle scorrerie notturne dei cinghiali in cerca di cibo, che hanno causato gravi incidenti sulle strade. Il fenomeno è particolarmente avvertito dove l'area urbana è ben collegata alla campagna, attraverso i suoi parchi. Roma, da questo punto di vista, è una città speciale per la ricchezza dei suoi spazi verdi, che raggiungono anche le zone più centrali, veri e propri corridoi faunistici ampiamente utilizzati dai cinghiali. Il cinghiale è un animale in fondo di successo, perfettamente adattato agli ecosistemi mediterranei e temperati. Avrebbe potuto vivere in pace con gli uomini e la natura in genere se fosse rimasto con la sua precisa identità, ma non è stato così. Costa alla collettività per i danni che provoca e per le spese di gestione che impone. Ma non è detto che la situazione non possa migliorare. Sul sentiero c'è un gruppo di farfalle azzurre che si affollano in terra intorno a quella che per loro è una buona fonte di sali minerali, l'escremento di un lupo. Contiene esclusivamente peli di cinghiale.
Questo è l'escremento di un lupo, mi sembra anche di grossa taglia, contiene esclusivamente peli di cinghiale. Una predazione. In questa zona i lupi sono presenti da non molti anni, questa è la zona dei Monti della Tolfa, poco a nord di Roma, e la loro predazione si indirizza quasi esclusivamente sui cinghiali. Un grosso maschio di cinghiale, molto difficile da abbattere, anche per un gruppo di due o tre lupi, ma giovani esemplari o femmine possono soccombere facilmente anche a una coppia di lupi in gamba, insomma, che riescano veramente a padroneggiare la loro straordinaria abilità nel mordere, nel colpire le parti vitali di una preda. Il cinghiale ha ritrovato il suo antico predatore e la musica adesso può cambiare. È arrivato il vero controllore, selettivo e intelligente, delle popolazioni di cinghiali in sovrannumero. Gli effetti benefici del lupo sul ripristino degli equilibri ecologici sono già evidenti nelle aree appenniniche e a poco si estendono a tutte le zone recentemente colonizzate dal superpredatore. I lupi operano in branco. Attaccano le femmine e i cuccioli, evitano accuratamente i grandi maschi muniti di zanne. Sono particolarmente efficienti d'inverno, perché i cinghiali, con le loro zampe corte, affondano nella neve e faticano a muoversi. La vita è improvvisamente diventata complicata in modo del tutto naturale, per il più adattabile e vincente fra i grandi animali europei. È autunno. Il bosco è prodigo di cibo. È il periodo dell'abbondanza. Un anno di pasciona ricco di ghiande e di semi di faggio. Fra poco si aprirà la stagione della caccia, ma per ora i cinghiali possono godersi il periodo più bello dell'anno.